nuovo vlog. Oggi è 1° dicembre, finalmente siamo arrivati nel mese più atteso per me dell'anno, cioè Natale. Sono le 8:53, pensavo di svegliarmi un po' più tardi perché veramente venerdì e sabato ho camminato tantissimo, ho fatto tardi, mamma mia, sto proprio distrutta, quindi oggi passeremo proprio una domenica tranquillissima, un po' come le altre. Ho deciso di fare questo vlog la domenica perché in questo vlog sarà breve, però vi voglio far vedere gli acquisti di venerdì e sabato che ho fatto nel Black Friday. Vabbè, mi deve ancora arrivare il pacco Prozis. Mi deve ancora arrivare il pacco il supplement, un altro pacco di snack americani, non vedo l'ora. E nulla, quindi ho deciso di fare colazione insieme a voi anche perché vi voglio promuovere un prodotto e bocciare un altro. Ragazzi, sinceramente io vi boccio la crema di arachidi al pistacchio di MGO perché sinceramente sono tutte e tutte uguali. Cioè Kinder Bueno, pistacchio sono uguali, il sapore non cambia. Quindi per me è super super bocciata. Ho utilizzato perché sinceramente stamattina volevo fare i pancake. Ma la voglia di mettermi ai fornelli, fare pancake, fare un ciccio pancake ieri sera non ce l'ho avuta proprio veramente. Quindi ho deciso di fare il pane tostato, questo qua, quello là di soia, dei 5 cereali di soia della Mulino Bianco. Quindi io mi pappo la mia colazione. Poi dopo andiamo a fare una bella skincare insieme perché me l'avete richiesta, anche se io non faccio niente di particolare. E poi boh, stasera dovrò fare anche uno shampoo, se tutto va bene, se mi ritiro presto, se torno a casa presto sì, altrimenti slitta veramente a domani perché veramente la forza non ce l'ho, però vi faccio vedere anche quello perché anche quello mi è stato chiesto. Quindi adesso vi pappo il mio pan bauletto, vi rispondo un po' ai messaggi e poi vi do la recensione di un'altra crema spalmabile, cioè la recensione della Choco Relax fondente. Eccola qui, io vi stavo parlando della Choco Relax fondente. No. È spettacolare, raga. La trovate sul supplement, codice sconto Giulia 010, trovate tutto giù nell'info box. È una crema assurda, raga. Troppo buona. Per me quella che fino a mo' ho provato pistacchio, quella merita tantissimo. Beh, raga, sono 12 euro di creme. Ma raga, spesi troppo, troppo bene. Sono assurde, veramente buona. Questa sembra di mangiare Nutella solo con un pizzico di fondente. A me questa è la sensazione che mi dà. Infatti pure mia sorella mi ha detto la stessa cosa, ma proprio pure l'odore, è proprio maturo, ma no. Le prossime due, tre che prenderò, sono gianduia, cioè tutte, mi manca gianduia, cioccolato bianco. Io arachidi, burro d'arachidi, no, lo devo provare, secondo me è una bomba quello. Poi la cosa che mi piace di più di queste creme è che sì, comunque nel mobile, in ambiente umido e freddo, le creme non si induriscono. Tipo, io tengo la crema spalmabile alle castagne di MGO, è talmente dura che io non la riesco a sciogliere. 2 ore sul termosifone non si è sciolta proprio. Ma la devo mettere a bagnomaria, non fa niente che perdo l'etichetta, ma non so come devo fare. Comunque, questa invece è sempre liquida, bella, matura. E adesso io mi finisco l'ultimo morsetto, riordino tutto e ci spostiamo in bagno e andiamo a fare una bella skincare. Poi dopo mi vesto, mi trucco molto semplice, oggi non voglio mettere neanche il fondotinta, voglio fare proprio respirare la pelle, non voglio mettere neanche il mascara, perché praticamente ultimamente ho usato un mascara dell'Essence, dopo ve lo faccio vedere, ma le ciglia se ne sono cadute quasi tutte, cioè ve lo giuro, fa un effetto bellissimo, ma no, raga, proprio no, 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 mi struccavo, se ne cadevano proprio le ciglia. Quindi adesso finisco di fare colazione e noi ci spostiamo in bagno.
Eccoci qui nel mio bagno. Oggi faremo insieme una skincare. Allora, sinceramente, io non faccio niente di particolare. Questa non è una cosa che faccio tutti i giorni perché oggi vado a fare proprio uno scrub. Io di solito usavo questo qui, oh. Aspettate, questo qui che è finito è la Mascara of Magnevit. Chi mi segue da un bel po' la conosce già ed è la Lash. Io mi trovo davvero bene con questo prodotto, infatti è finito. Il viso, vado prima a detergere il viso con il detergente, eccolo qui, oh. Questo qua del Livero Shake è l'Hydra Vegetal, eccolo qui, oh. Quindi adesso andiamo a vedere e poi subito dopo userò, cioè vedete io uso prodotti molto commerciali, sinceramente non ci spendo tanti soldi per i prodotti per il viso, ma neanche per i capelli. Perciò quando la ragazza mi ha detto che skincare fai, che prodotti usi per i capelli, hai dei capelli bellissimi, io uso per fare lo shampoo. Questo qui, oh, che è l'ultra dolce, lo shampoo purificante all'argilla, adesso sto utilizzando, oppure quello di Franck Provost, a volte uso anche gli shampoo dei parrucchieri perché me le regalano. Quindi adesso vado a lavare il viso, vado a mettere, prima vado a pulirlo col detergente. Allora, io prima avevo tipo il pezzato del Clarisonic, non so che morto ha fatto, forse sta qua dentro. Boh, vabbè, perché ultimamente non l'ho trovato più, quindi automaticamente non l'ho usato più. Quindi andiamo, passiamo subito alla skincare. Ho paura che cade la macchina fotografica, cioè l'ho messa in modo assurdo. Scusate le mie condizioni, le mie bellissime occhiaie, ma non ci fate caso. Quindi iniziamo subito. Sì, sembra un gatto quando mi lavo la faccia, scusatemi. Eccolo qui, questo è il detergente. Ovviamente ci voleva perché comunque la mattina non ho tanto tempo e neanche la sera di mettermi qui e curare la mia pelle, quindi di solito non ci riesco mai. Poi vado a prendere una spugnetta da bagno. E vado a rimuovere il detergente. Io sembro un panda perché tengo i residui di mascara. Bene, guardate qui. La pelle un po' bagnata, vado ad applicare sul viso questo qui. Questo qua diciamo che è uno scrub per il viso, è del marchio Avon. Anche sul naso. Sinceramente volevo fare una maschera per il viso, ma non l'ho trovato più le maschere, quindi per questo motivo non ho fatto la maschera viso. Però dopo, nel frattempo che sta in posa la maschera, vado a vedere un po' sul sito, perché Lash da me devo spostarmi a Napoli, a via Toledo, e quindi dista tantissimo da casa mia, quindi ci devo andare proprio apposta. Non mi capita sicuramente di andarci in questo periodo, mamma mia, in questo periodo, e quindi voglio vedere tipo se fanno le spedizioni di Lush, penso di sì, oh. E voglio vedere se ce l'hanno e se sta tipo il Black Friday, qualcosa del genere. Comunque c'è, cioè, mi so bella. Sta videocamera, scusatemi se è storta, ma non sapete come sta. Quindi adesso aspetto giusto 2-3 minuti, il tempo che apro il sito di Lush, e poi risciacquo. Vedere se c'è il Black Friday, perché se c'è il Black Friday un ordine scappa. L'ho trovata però
Non è quella che ho io, vabbè, devo andare in negozio, spero se ci riesco ad andare. Vado e me la vado a prendere perché sinceramente è troppo troppo buona. Adesso vado a risciacquare, cioè ho delle occhiaie sottino assurde, ma perché raga, ho fatto veramente novembre, è stato un mese di fuoco e dicembre sarà altrettanto. Oggi è 1º dicembre e sono molto contenta perché esce il video del calendario dell'avvento degli M&M's che voi avete già visto. Che poi manco a farlo apposta, in quel video avevo in tutte le clip, tranne in due, la maglietta diversa, che uno poteva dire questa non l'ha registrato tutto un giorno. Cioè io me ne sono accorta quando ho fatto, oddio, sopra, mia sorella l'ho fatto entrare la volta qui, io tengo la maglietta diversa, perché capito che io tornai a casa la mattina, faceva un caldo assurdo, che scesi, andai a fare un paio di servizi. Facevo, tenevo il maglione verde, infatti come vedete dal video faceva troppo caldo. Appena sono rientrata a casa, mi sono tolta il maglione e mi sono messa solo la felpa. Infatti sotto tenevo giusto la canottiera. Ma mi dimenticavo di rivestirmi uguale. Poi mi preparai per andare in palestra. Ho detto, vabbè, mi metto questa felpa qui, che è un po' più stretta, che seppure in palestra fa freddo, io sto in canotta, che tipo fa troppo freddo perché a volte tengono anche le finestre aperte e non voglio ammalarmi sinceramente, che sono tutta sudata. Ho fatto vabbè, mal che vale, metto questa che mi riesco a allenare perché è bella stretta rispetto alla nera che aveva, e quindi mi sono ricambiata. E quindi meno male che avevo fatto delle l'ora, però mi è dispiaciuto che, a parte che non ho detto neanche il giorno quando l'ho fatto, stavo talmente casata che mi sono dimenticata. E vabbè, comunque nel farmi vedere l'ora, allora non si è vista neanche, quindi bene. Rieccomi, allora vi stavo dicendo, come crema io utilizzo questa qui della Sensi Vegetal del Libero Sheo, che l'ho anche finita, infatti se faccio un ordine devo riprenderla. Adesso metto la crema per il viso, poi vediamo un po'. La crema si assorbe, vabbè, lavo i dentini, mi trucco. Eccomi qua, comunque questo è un nuovo acquisto, ho comprato il treppiedi, eccolo qua. Troppo troppo bello. Comunque vi faccio vedere il prodottino che a me non piaceva per niente. Eccolo qua. È questo qui dell'Essence. Bocciatissimo, fa delle bellissime ciglia, ma anche no. Infatti adesso sto usando questo della L'Oreal, se non sbaglio. Eccolo qui, sì, io. Ok, non siete della L'Oreal, comunque questo qui insieme a quest'altro qui dell'Essence, che anche è un neo, però io mi trovo sempre bene con le mascare dell'Essence, non so perché è successa sta cosa. Io quindi adesso mi preparo, non sto a fuoco, vabbè, e adesso mi preparo, cioè mi trucco molto leggermente, scusatemi la luce se fa schifo, mi trucco leggermente, poi ci spostiamo di là e vi faccio vedere tutto lo shopping, perché se mi metto qui a parlare mi dilungo tantissimo. A dopo! Eccomi qui nel mostrarvi il mio shopping. Allora, venerdì sono stata da Stradivarius, eccolo qua. Allora, sinceramente a me sti saldi, sì, sti saldi, sto Black Friday non mi ha fatto impazzire. Però Stradivarius venerdì solo ha avuto il 20% di sconto su tutti i capi. Infatti ho acquistato questa felpa, più che altro. Scusate, vista al rovescio. Boh, questa se riesco vi metto proprio una foto perché mi sono fatto una foto. Allora, eccola qui, oh. Io volevo un maglione, una felpa, quel che è, color puffo. Eccola qui, oh. Molto 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 bella, è questo blu cobalto, però con una punta di come si chiama questo colore? Comunque non ricordo, ma è un bellissimo blu azzurrino, troppo troppo bello. È tipo crop top, ma finisce bella lunga, cioè nel senso arriva alla cintura del pantalone. Ho voluto prendere una taglia S, costava 16 euro, io l'ho pagata sui 12-13 euro. Da Wycon invece anche teneva gli sconti, tengo ancora lo scontrino, quindi vi posso dire anche i prezzi. Allora, ho preso un correttore che è il 101 beige, eccolo qua. È un classico correttore stick perché il mio, sia quello dell'Avonistick per tutti i giorni che quello per uscire dell'asta, l'ho finito
E questo costava 4 euro, stava a prezzo bene 5,90, comunque l'ho pagato 4,10 euro. Poi ho preso un'altra di queste che chi ha visto il vecchio video se la ricorda, avevo preso l'altra tonalità che adesso non ricordo. Questa qui è la 314 ed è un Louis Matte Cream Lipstick. È spettacolare questa tinta, eccola qui, oh. Non ve la apro, però ve la farò vedere indosso in qualche vlog, qualche video così, oh. E questa qui l'ho pagata 5,90 euro da 8,90 euro buono come prezzo. Sinceramente 8,90 euro non ce li spendevo. Poi ve l'ho detto che non ho fatto tanti acquisti. Vabbè, poi ho trovato anche una bancarella di snack americani e ho preso delle cose. Poi ho fatto una mega spesa all'Ocean, cioè mi scuso, quindi ho risparmiato tantissimo all'Ocean per quanto riguarda i video di Natale, quindi non ve li faccio vedere perché non mi voglio fare spoiler. Ho preso, stanno lì ma non mi alzo. Ho preso dei classici fazzoletti all'Ocean bianchi con le stelline oro e argento, troppo belli. E poi sono stata a Piazza Italia. Piazza Italia mi ha dato anche dei buoni. Dove stanno? Dei buoni tipo da spendere di 5 euro l'uno su una spesa di 15 euro, quindi top. Allora ho preso questo bel lupetto, stavano 10,95 euro, ho avuto lo sconto del 20% di sconto, quindi vado un po' al conto, in tutto ho pagato sui scontrino. In tutto ho pagato 17,50 euro invece di 20 euro. Mettiamo così. Poi l'ho preso questo che è un rosa antico, sì, è un rosa bruciato, va. Non esiste manco questo colore, ma ok, è un lupetto lungo semplice col colletto taglia S. È uguale, l'ho voluto prendere anche il rosso. Non avevo nessun lupetto color rosso, quindi l'ho preso subito anche per i video natalizi. Devo dire che io con Piazza Italia ultimamente ogni volta che vado trovo sempre qualcosa. E alla fine, proprio infine, sono andata anche ad Euronics e ho preso le pile ricaricabili per questa macchina fotografica perché ho pensato, visto che è 12 euro di pile, ragazzi, sto male. Perché visto che comunque sto registrando molto, mi capita di fare anche due video al giorno, oppure vlog lunghi, quando non ho tempo di caricare le pile, almeno ho già la ricarica delle pile, così subito subito faccio. Quindi niente, raga, questo è stato il mio shopping. Io adesso stacco qui perché devo andare a riordinare la casa, devo svegliare le mie sorelle che per svegliarle se mi ci vuole un'ora e mezza, perché comunque per l'una vengono i miei genitori e dobbiamo andare dai nonni a mangiare. Oggi passo libero. E quindi vi farò vedere mia mamma e mia mamma, se è mia nonna, cosa ha preparato di buono. Anche se stamattina mi ha chiamato, ma tu te lo mangi così? No, perché non mi ricordo. Cioè, ah, non è sembra nonno. E niente, quindi devo riordinare la casa, la cucina, il bagno. Ho rimasto lasciato i trucchi così. Devo sistemare ancora la spesa. Devo fare un bel po' di cose perché per... Che ore sono? Sono le 11? Per le 10, sono le 10, per le 11 e mezza voglio finire perché devo fare anche il borsone da portarmi da mia nonna, vorrei portarmi sia al computer, però se riesco edito mo stamattina il video di ieri, quindi qualche va mi devo portare al computer e i libri perché devo studiare, perciò oggi non penso che ci sentiremo molto, perciò ho voluto fare questa mattina un po' più piena per farvi vedere tante cose, poi sicuramente vi farò vedere il pranzo, qualcosa nel pomeriggio e poi direttamente la cena se la farò perché sapete che io la domenica molto spesso non ceno. Niente, quindi io mi devo alzare, mi devo muovere, devo riordinare perché per le 11:00-11:30 devo essere pronta che mi devo mettere a editare il video di ieri che voi lo vedrete lunedì e questo lo vedrete martedì 3. Letto fatto, stanzetta quasi riordinata, bagno riordinato tutte e due e adesso ci guardate qua, non ce la posso fare che tengo dietro di me. Infatti adesso faccio giusto questi due tre piatti nel lavandino, poi riordino qui, riordino lo shopping. Nel frattempo che faccio un attimo la cucina, ho esportato tutte le clip del video di ieri, si stanno caricando per poi se ce la faccio le edito anche, oppure le edito oggi pomeriggio, ma penso proprio di farcela se mi muovo. E stamattina pensate che ho detto no, mi sveglio con calma, non faccio niente, però quando poi pensi a tutte le cose che devi fare non riesci a starti nel letto, infatti una trottola. Mentre faccio qua, sto di là. Questa è sempre la mia giornata, cioè, raga, questa è la mia quotidianità. Poi dite, oh, ma come fai a mangiare così tanto? Oh, ma come fai? Cioè, raga, io non sto fermo un secondo. Infatti, i miei polpacci oggi ne risenteranno molto. Infatti, perché
Giovedì e venerdì ho allenato polpacci e sto uccisa dei crampi che mi stanno venendo assurdi, perché a me è sempre così con i polpacci. Quindi adesso vado a fare i piatti, riordino lo shopping, poi mi siedo vicino al computer perché devo editare il video. Io sono pronta, che sto andando dai nonni. Il mio borsone enorme della Prozis, pieno di libri, computer, poi una busta con l'acqua. Quindi adesso vado, sto morendo di fame, vi faccio vedere il pranzo, poi penso che il pomeriggio sarà un po' povero, però già vi ho avvisato. Mi sono venuto un attimo di qua, poi dopo ritorno di là per parlarvi un po'. Allora, come antipasto, vabbè, avete visto i vari fritti, ha fatto le pizzette, poi ha fatto i panzerotti, le ha fatte proprio lei, infatti proprio la patata, si sentiva, cioè adoro. Poi ha fatto la palla di riso, l'ha fatta lei, poi quella che avete visto vicino, tipo pasta ai paccheri, sono ripieni di ricotta e melanzane, poi vabbè il classico, i cannelloni con la carne macinata, poi il sugo lo fa lei perché la salsa, cioè proprio il sugo lo fa lei, l'ho fatto in casa, cioè mamma mia, tutta un'altra cosa. Quindi adesso io vado di là e ci vediamo con il secondo, io già lo so che cos'è, qualcosa un po' di fit trasformato in fat. Questa la dobbiamo provare insieme. No, una sera di là. Mi dice Gira, perché non fai una sfida col cammello grande? No, ma lo magre. No, non ci credo. Adoro mio padre che mi pensa sempre. Cioè, proprio pistacchio. No, vabbè. Aspettata qua dentro, devi fare. Ecco qui la nostra cena, devo dire che mia sorella non ci ha aspettato proprio. Quindi stasera panino con prosciutto cotto, yummy! Appena rientrata a casa oggi ho trascorso tutto il pomeriggio a studiare, comunque ho anticipato per alcuni compiti un po' che avevo per la settimana prossima, cioè la settimana che verrà. Poi vabbè, ho mangiato il panino, quindi adesso mi vado veramente a lavare, metto il pigiama, metto comoda nel lettino e noi ci vediamo direttamente, posso dire, domani con un altro video. Ciao!